Buongiorno a tutti. Dai, questo non è un video. Non è un video come al solito, ma non è neanche un avvenimento, anzi ero nelle capacità del mio cellulare per chi non mi carica internet dal computer. E comunque non volevo dire che secondo me su internet e su YouTube anche alcuni mestieri che vengono a galla tramite YouTube vedono persone che si arrabbiano e se la prendono tantissimo perché una persona dice una cosa. Dice una cosa, sostiene quell'altra. Anche persone che lavorano nello stesso settore, ma da posizioni diverse. Allora, cosa dice la psicologia? La psicologia dice arrabbiarsi troppo, spesso. Anche il senso comune poi lo direbbe. Ma comunque, arrabbiarsi troppo e troppo spesso verso persone che dimostrano di pensarla in modo diverso da te. E magari trattando i tuoi stessi temi. Cosa ci dice la psicologia? La psicologia ci dice, ma anche il pensiero comune ci dirà che lascia perdere, lascia stare quelle persone e lascia che quelle persone esprimano la loro opinione, esprimano la loro opinione su quell'argomento, su quel punto e così. Anche nel mestiere di YouTuber, stando a quello che ho capito, si cerca spesso di parlare di un determinato ambito, che siano i videogiochi, che siano i fumetti. Ok, se emerge ad un certo punto uno YouTuber che parla di videogiochi, e te infatti stai parlando di videogiochi, allora ti arrabbi e cominci su quel tuo canale a insultare quella figura, svilirla di importanza, perché c'è il nemico e va combattuto. Anche no, perché di queste figure, come è quello YouTuber neo emerso, ne esisteranno anche in futuro, sì che
non c'è troppo da fasciarsi la testa e subito da partire ad attratta, perché quella persona è da combattere e è possibilmente da sconfiggere. No, no, no. Anzi, sì, se vogliamo dirla tutta, la psicologia ci dirà che c'è quella cosa determinata che ti fa stare male, e però che la rami, bene, falla, falla. E io credo molti youtuber, molti che si improvvisano tale e hanno un dente avvelenato con chi si chi vuole e chi è un arce, e allora ad esempio se quella persona ha anche un difetto grammaticale e dialettale, oppure un difetto di viso, quegli youtuber certi potrebbero volere, ma voler desiderare, ma io voglio andare a dare un untone a quel ragazzo e dirgli ma falla finita e va a qualcos'altro o parla di qualcos'altro, perché io sto trattando quello stesso argomento che stai trattando te, quindi smettila di trattarlo. Bene, la psicologia cosa ci dice? Fallo pure, però a quel punto cosa c'è? C'è da dire questo, sì, potresti sembrare una cosa, e però dice ancora il mio punto di prima, e cioè che quelle figure emergeranno, stile Dragon Ball, i nemici arriveranno, e quindi devi sempre stare pronto, devi sempre allenarti in Dragon Ball, in Attack on Titans, sì, va bene, ma stando a quello che ho capito dai vari youtuber, sai che costruivano le mura e le costruivano come erano e come sono sempre state, e questo non è su ognibile. Allora io dico, se uno youtuber che emerge inizia a trattare così in maniera freely, anche senza aver studiato prima, di argomenti quali videogiochi, quali film, così senza studiare, e lasciatelo fare via. Anzi, se ci avete il dente avvelenato con questo,
Fatevelo passare, dai. Fatevelo passare. Poi, se volete promuovere la vostra figura e la vostra figura che deve essere sempre passo con i tempi e deve cambiare sempre. Quindi, a te anche così c'è quello youtuber che parla di videogiochi e film. Bene, io parlo di videogiochi, film e letteratura. Ta! Quindi ta! L'ho messo! Sì, fate così. Fai lo stesso, quello che dicevo. Arriveranno, sempre di noi. Quindi, ad attratta è un punto che si può adottare, ma che porta pochi risultati, che porta a pochi risultati, ti fa sì star bene, ti mentalmente. Ma solo un attimo che ti fa star bene, perché poi arriva sempre qualcuno che ti mostra di fa quel lavoro, o qualcuno meglio di te, o qualcuno più bello di te, o qualcuno che dimostra di essere più professionale di te. Quindi non bisogna partire a sfatta tratta, ti fa bene a te psicologicamente, però in un momento singolo e poi stai di nuovo male. Sì che, come diceva anche quella canzone, take it easy, che letteralmente tradotto sarebbe prendilo leggermente, che si può tradurre nuovamente con prendilo tranquillamente, prendilo leggermente, non t'arrabbiare, stando a un detto siciliano che mi insegna la mia insegnante di sostegno al liceo, mora, e quindi lentamente fai le cose, lentamente, quindi così. Beh, grazie per l'attenzione.